La firma di Delio Rossi arriva all'interno dell'ufficio del direttore sportivo Pantaleo Corvino. Una stretta di mano e un abbraccio con quello che sarà il suo futuro. Al termine della conferenza stampa, invece, l'abbraccio di Firenze è caldissimo. Un momento duro, credetemi, soprattutto quando si tratta di dover anche ringraziare, non in maniera doverosa, ma veramente in maniera sentita, chi l'ha preceduto. Ma oggi e questa sera per me è anche motivo di soddisfazione poter pensare di presentare a voi un allenatore che, oltre che lo conosco io da tanti anni, da tantissimi anni, di dovervelo e di presentarvelo a voi, oltre che per la prima conoscenza questa sera, ma soprattutto per quello che sarà il suo lavoro per noi, per voi, per i nostri tifosi, per la nostra squadra in futuro. Delio Rossi, eccolo qui. Ben arrivato. Per Firenze, Delio? Scusate un attimo, prima dico due qualcosa io, poi mi dite qualcosa voi. Innanzitutto buonasera a tutti. E il mio primo pensiero va alla dirigenza della Fiorentina, che mi dà la possibilità e penso anche l'onore di allenare in una piazza così importante, così appassionata. Quindi voglio ringraziare Della Valle, il presidente, Pantaleo, tutti i componenti che mi danno questa grande opportunità e mi danno la possibilità sicuramente di vivere una sfida affascinante. A me piacciono le sfide affascinanti. Questo è il primo pensiero. Secondo pensiero va al mio predecessore, Sinisa Mihajlovic. So che può, al di là dell'esonero, quello che può dare fastidio è il fatto di non essere riuscito a portare a termine il proprio lavoro. In questo momento qualsiasi cosa dicessi sarebbero frasi di circostanza, per di più io lo conosco, ma non è che siamo amici, siamo colleghi. Ma una cosa gli posso dire, che solo chi non è abituato a cadere non sa cosa vuol dire rialzarsi. Devo dire che ho sentito sia Diego che Andrea Della Valle, ho sentito anche il presidente esecutivo. Devo dire una cosa che mi ha fatto particolarmente piacere, anche il messaggio di benvenuto del sindaco di Firenze. A me neanche il postino mi porta la posta, quindi ha fatto piacere. E sul discorso delle promesse, ecco, io faccio e sono l'allenatore, io non vendo niente, non faccio rappresentante, quindi non posso fare promesse. L'unica promessa che posso fare, l'unica cosa che posso vendere è la mia professionalità. Accetto con grandissimo entusiasmo questa sfida. Sicuramente se arrivate a cambiare un allenatore durante il campionato significa che qualcosa non va benissimo. Io sono qui e ci metterò tutto l'entusiasmo possibile, ma di qui a fare delle promesse, ma non è nel mio stile. L'unica promessa che posso fare è che darò tutto a me stesso per portare in alto questi colori, questo è poco ma sicuro. Buonasera mister, Tommaso Mattei, Italia 7 Sport Italia. Le chiedo riguardo alle promesse, se però la rosa vale una promessa, nel senso, se lei valuta come ad esempio vuole Andrea Della Valle una Fiorentina a livello tecnico da Europa League, se il materiale umano che ha a disposizione è di questa portata. E poi una seconda domanda, mi permetto di farle, su Montolivo, perché si troverà subito a gestire una situazione non semplicissima, visto anche l'aspetto del tifo nei confronti di Riccardo Montolivo. Come pensa
di affrontare questa situazione. Grazie. Ma io penso che tutte, ma anche chi fa il mio mestiere deve avere una sana ambizione. Io penso di essere una persona umile, però chi fa il mio mestiere deve avere una sana ambizione. Quindi uno quando fa il mio mestiere, ma quindi alla società, io stesso, cerchiamo il massimo da noi stessi. Però io sono di un'altra filosofia, secondo me gli obiettivi non vanno dichiarati ma vanno centrati, c'è una leggera differenza, anche perché poi se non ci arrivi non ci puoi arrivare per mille motivi, questo non significa che la rosa non può essere adeguata, ma molte volte ad esempio io ho perso l'anno scorso, no, 2 anni fa una Champion per un punto, eppure nell'ambito del lavoro tu hai fatto bene, un punto ti trovi a fare l'Europa League invece di fare la Champions, oppure uno vince la Coppa dei Campioni ai rigori e l'altro la perde, ma nell'ambito del lavoro tu sei arrivato a giocartela. Quindi il discorso, io non penso che sia sciocco in questo momento fissare un obiettivo, per di più dire se la rosa è adeguata. Io non li ho ancora visti, io sono arrivato mezz'ora fa da Firenze. Io gli unici che ho visto sono stati i dirigenti, adesso sto vedendo voi. Voi mi sembra che non giocate e quindi prima dovete darmi la possibilità di vedere la squadra sotto questo punto di vista. Poi un obiettivo sicuramente ce lo dobbiamo fissare, ma penso che gli obiettivi si possano fissare solo in primavera, anche in base a dove sei. Io vorrei magari vincere il campionato, ma se sono quarto ultimo faccio fatica a vincerlo. E sul discorso di Montolivo, rilacciandomi a questo discorso qui, siccome io leggo, c'ho la televisione anch'io a casa, ce n'ho più di una, anzi due, tre, e quindi le cose le ho sentite dire, però a me, io sono come San Tommaso, a me piace toccarle, perché se dovessi valutare in base a quello che ho sentito dire, partirei con dei presupposti sbagliati, non sarei onesto intellettualmente, siccome se uno mi dicono che è un ladro, lo devo verificare di persona, che sia un ladro, no perché è un ladro, ma è perché me l'ha detto quello, no, io lo devo verificare di persona. Sul discorso di Montolivo, ma questo vale per tutti i giocatori, io tratterò tutti i giocatori, non guarderò nella carta d'identità, nelle presenze, ma questo lo faccio anche con me stesso, io tutto quello che ho fatto l'anno scorso per me è finito, oggi ricomincia da zero per me, quindi Montolivo, Vargas, Babacar, Cerci, chi più ne ha, chi ne mette, io le valuterò da giocatori della Fiorentina, a quello che daranno a questa squadra, sotto questo punto di vista, poi non andrò a vedere se c'è il contratto in scadenza o che, ma le vedrò o in allenamento, durante le partite, quello che a me danno, è la squadra che io alleno. Questo è il mio modo di valutare i giocatori.